Attenzione, i dispositivi ed i liquidi utilizzati non contengono nicotina. Questo canale contiene mie personali opinioni. Se non siete in grado di farvi una risata, vi consiglio di non guardare il video. Buonasera ragazzi, bentornati in un nuovo video del Piadinaro dello Svapo. Allora, questa sera proverò, perché mi sono un po' incuriosito, visto che ho visto il video del Santone e me l'ha fatto vedere e me l'ha anche dato da recensire, il profile della Waterfall. Che cos'è questo qui? Questo qui è un ottimizzatore da Cloud Flavor, più, secondo me più flavor, che in teoria va fra parentesi a Mesh. E quindi le cose nuove a me piacciono e voglio provare a vedere come va. Comunque, questo qui è il deck. Faccio vedere. Questo qui è il deck. Questa qui è la campana che è grossa, spesso un dito, ma non per forza è un difetto. Parte il peso, ma comunque secondo me scalda poco. Dentro vi danno tutto e qui abbiamo quello che fra parentesi sarebbe una mesh. Non è proprio una vera e propria mesh, però ci assomiglia, quindi vediamo come funziona. Ovviamente lo metterò sulla box della Waterfall, sempre la stessa lì. Qui ci va la batteria. Ecco, l'unica sfiga di sta box qui è che dove c'è la boccetta, che la boccetta secondo me funziona da Dio, e il boh, la box si chiude in modo strano e qui rimane un pelino alta, però si tiene bene in mano, pesa un 25 kg e quindi è tutto quanto in regola con questo, con il cap. Adesso la vado a rigenerare perché sono curioso, anche perché io dovrò fare la recensione di questi liquidi qua, dei Moonshine, che sono da Claude, e da quello che mi hanno detto funziona molto bene per fare le prove, nel senso che se devi drippare un liquido al volo lo senti veramente bene ed è buono. E quindi proviamo. Adesso provo a rigenerarlo al volo e vediamo cosa combino. Ti danno anche tutti gli attrezzini. Allora, cacciovitino, dobbiamo allentare, praticamente è così. Ehi. Dobbiamo allentare questi viti qua di fianco, che sono tirate proprio come se non dovessero venire via mai più. Una e due. Tac. Poi se volete vedere le macro fatte per bene, andate nel video del Santone, che lui le fa perfette. Anche qui adesso devo prendere, ma se faccio così le rompo. Quindi forbicine. Apriamo qua. E togliamo una di queste fra parentesi mesh. Beh, ci tirano un pochettino, eh. Allora dobbiamo girarla sopra questo qui. Lei si piega e praticamente è perfetta per essere montata qui dentro. Cioè, fatto perfetto, veramente. Mettiamo qui. Stringiamo. Tac. E tac. Uno. E uno. Togliamo questo. E qui ci siamo. Adesso provo. Madonna ragazzi, che rapidità! È una cosa allucinante. Allora, andiamo a metterci. È mostruosa questa cosa qua. È un flash. Andiamo a metterci il cotone. Loro il cotone te lo danno adesso, stile laccetto di scarpa. E è tanto. E da quello che ho capito ci va tutto. Praticamente noi andiamo a tenere giù questo qui, infiliamo, sempre tenendolo giù. Madonna quanto cotone ci va. Ok, qui adesso l'abbiamo riempito di Dio. Andiamo a tagliarlo. Cotone ce ne va veramente una caterva. Poi ovviamente qua su in alto questo qua sarà tutto quanto da tagliare. Iniziamo già adesso perché. Ok, anche qua ne va tagliato un altro po'. Ragazzi, ci va una quantità di cotone che è fuori di testa.
Ma veramente fuori di testa. Cioè, sembra di potare una siepe quando taglio il cotone qui. Andiamo a schiacciarlo qua sotto, a schiacciarlo, a metterlo qua sotto. Una follia di cotone, si va? No, scherzo, ragazzi. Una follia sarebbe troppo poco. Cioè, questi col cotone che va qui, io ci rigenero, boh, 15 volte, 20 volte un qualsiasi atom da guancia. Ok, andiamo a bagnare. Andiamo a bagnare e ci provo il VTC. Eh sì, cazzo, ci provo il Monkey Snack. Adesso per bagnarlo anche qui, tira via una mezza boccia di liquido. Ed è vero, però se rendesse veramente da Dio, o se per fare le recensioni e quindi drippare del liquido sopra funziona da Dio, io ho trovato la quadra. Proviamo a fare un'attivazione. Dio boh, se ne beve. Ne beve tantissimo. Provo l'ultima volta. Beve tanto e bisogna far sì che il cotone tocchi ovunque perché sennò cacciate delle steccate epiche. Ok, proviamo a dare due tirassi. L'aroma è molto molto buono, eh. L'aroma non c'è niente da dire. Comunque il snack è buono, già dal primo tiro si sente che funziona molto bene. Il vapore è cremoso il giusto. Adesso voglio vedere come funziona anche lo squonk. Allora, la boccetta di squonk è dura, però ha un buon risucchio e funziona bene. La sfiga è che consuma tantissimo liquido e ci va tantissimo cotone, ma secondo me per drippare e fare delle prove, cioè, figata, è subito lì. Tac. A livello di aroma è molto buono. Io lo metto leggermente sotto, per me è ancora il gun è sempre il gun, ragazzi, o l'Adali, quelli sono un po' superiori, però per questa tecnologia qui, se sviluppata bene, può avere un futuro, può avere un futuro. La pecca è che dovete squoncare ogni due tiri, dovete squoncare ogni due tiri. Perché beve tanto liquido, se no rischiate che vi faccia degli hotspot, se no non è uno spot, rischiate che la retina si scaldi troppo. Babba mia, ero un pezzo, ha capito perché non facevo più i video del Claude? Però è buono, l'aroma è molto buono, io secondo me questo qui è da provare, provatelo perché soprattutto se ecco, vi dico una cosa. Se adesso provo a drippargli sopra un altro liquido. Se siete persone che per me è meglio da dripping questo qui che da BF. Se siete persone che vi piace cambiare spesso liquido, ve lo posso anche consigliare. E se siete dei drippatori. Se invece siete dei bottom feeder, voi dovete stare sempre lì a squoncare. Sì. Il bello di questo qui è che cambi gusto e senti subito l'altro gusto. Non male, non male. Io lo consiglio soltanto però a chi lo usa non in BF, perché in BF secondo me è troppo scomodo. Dovete star sempre lì a squoncare. E bisogna mettere molto bene il cotone, ci va tantissimo cotone, però la resa a me piace molto perché non schizza innanzitutto e vi spara subito il vapore direttamente come voi, cioè il tempo di reazione è bassissimo e vi spara subito una nuvola di vapore in bocca ed è molto aromatico. Cos'altro dire? Niente, se vi capita provatelo perché è diverso dagli altri e a me piace, io penso che da usare in dripping lo userò, non lo userò in BF perché devi sconcare troppo in fretta e magari sto giocando alla play, sto facendo cose, mi scordo e sparo la steccata. Per il resto, buona serata ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e buona serata ragazzi.